Ciao! Il video di oggi sarà in esterna e nel dettaglio parleremo di trinciatrici. Siamo in provincia di Modena, più precisamente a San Cesario sul Panaro, da un amico che ci ha gentilmente messo a disposizione le proprie trinciatrici. Prima di tutto voi vi chiederete perché un video sull'uso sicuro della trinciatrice? Beh, la risposta è abbastanza semplice. La trinciatrice è una macchina che è presente praticamente in qualsiasi azienda agricola. È una macchina che viene utilizzata moltissimo, è una macchina che pertanto anche utenti meno esperti utilizzano più spesso, è una macchina che purtroppo, e qui arriva la nota dolente, è responsabile di un grande numero di incidenti e di infortuni all'interno delle aziende agricole. Per fare un confronto rapido e chiaro, abbiamo predisposto due trinciatrici, una qui alla mia sinistra, che possiamo definire più di vecchia concezione. Infatti questa trinciatrice è del 2002, è una trinciatrice, come dire, un po' datata come approccio e come costruzione. Dall'altra parte invece abbiamo una trinciatrice un po' più nuova, ecco, una trinciatrice del 2018, che ovviamente ha un approccio costruttivo molto diverso. Un aspetto su cui voglio essere molto molto chiaro è che non è che la macchina del 2002 è una macchina sbagliata e la macchina del 2018 è una macchina giusta. Entrambe le macchine, nel momento in cui sono state costruite, erano in linea con quello che era lo stato dell'arte in merito alla sicurezza del periodo e quindi erano conformi agli standard di sicurezza del proprio momento storico. Passiamo ora a vedere quali sono le principali cause di incidentalità legate all'utilizzo della trinciatrice. La prima causa è legata all'impigliamento dell'arto inferiore all'interno della macchina stessa. Cosa può succedere, infatti? Che durante una lavorazione il trinciato rimanga all'interno della macchina. Questo provoca un ingolfamento parziale e in questo caso l'operatore ha la pessima abitudine di andare ad intervenire per risolvere questo problema direttamente senza spegnere la macchina e senza spegnere soprattutto la trinciatrice e a cercare di scastrare con i piedi il trinciato che rimane incastrato in mezzo. Così facendo, quindi andando a operare così dentro e così vicino ai coltelli in movimento, quello che può succedere è che i coltelli stessi risucchino l'arto inferiore all'interno della macchina con le conseguenze che potete ben immaginare. La seconda causa di incidentalità è invece legata non direttamente all'operatore che siede sul trattore, ma a tutti quegli altri operatori che si trovano attorno. Infatti quello che può succedere è che la trinciatrice, durante la lavorazione, oltre a tagliare l'erba, possa raccogliere sassi o pietre o altri oggetti che si trovano per terra e li lanci come proiettili dal retro verso tutto quello che si trova in quest'area. Se vedete, le macchine di vecchia concezione come questa hanno un cassone dietro molto aperto che da una parte esaspera enormemente i due problemi che abbiamo citato poco fa. Infatti, come potete vedere, è veramente facile per me andare con il mio arto inferiore ad intercettare i coltelli che si trovano all'interno. Dall'altra parte, un'apertura così grande del cassone genererà un lancio di pietre e residui molto molto importante in tutta l'area che si trova nei dintorni della trinciatrice. Come hanno fatto quindi e cosa hanno fatto i costruttori di macchine agricole per cercare di mantenere da una parte la funzionalità della macchina, ma dall'altra cercare di renderla molto più sicura? Lo vediamo nel modello del 2018. Ecco, adesso siamo passati dalla macchina, diciamo, più moderna, in cui, come potete vedere, cosa hanno fatto i costruttori? Beh, è una cosa molto semplice. Di concerto con i legislatori hanno concordato una geometria che allo stesso tempo consentisse di avere un'apertura dietro molto 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 più piccola. Come potete vedere, l'apertura qua è molto più piccola rispetto a quella che abbiamo visto in precedenza. Tutta questa parte è fissa, quindi non ci sono più aperture o possibili soluzioni che consentano di aprire questa parte, di modo che nessuno possa andarci ad intervenire. C'è anche un sistema di ritenzione sotto che mi impedisce proprio fisicamente di andare a mettere il piede sotto, di modo che io non ho proprio la possibilità di andare a entrare in contatto con i coltelli all'interno della trinciatrice. Questa soluzione da una parte continua a garantire la funzionalità della macchina, perché comunque un'apertura c'è, una piccola apertura c'è, e questo consente alla macchina di sfogare il trinciato, quindi di poter lavorare e essere efficiente. Dall'altra parte però
migliora enormemente le prestazioni dal punto di vista della sicurezza della macchina stessa, che lancerà anche molto meno residuo, lancerà molti meno sassi ad un'altezza anche molto più bassa, diventando così doppiamente più sicura. Questi erano i problemi legati nel dettaglio alla trinciatrice. C'è poi tutto un altro discorso che bisogna affrontare, che è necessario affrontare, che però è un discorso più generale, legato a tutte quante le macchine operatrici, che è quello dell'albero cardanico. Lui. Venite con me che ve lo faccio vedere da vicino. Ecco, come vedete, questo albero cardanico è un po' rovinato. Infatti il tempo e l'usura hanno consumato le protezioni esterne del cardano, lasciandolo scoperto, parzialmente scoperto. Quello che noi dobbiamo sempre ricordarci quando operiamo con il cardano è che tutte le parti scoperte sono molto pericolose, perché quello che succede è questo. La rotazione del cardano genera un vortice che tende ad attrarre tutto quello che gli passa in prossimità. Per cui basta davvero poco, basta che noi ci avviciniamo o che una persona con i capelli lunghi, ad esempio, si avvicini molto, o che una persona con un vestito con pendenti o con dei lacci si avvicini molto a una parte scoperta dell'albero cardanico, e quello che succede è che il movimento vorticoso rotatorio del cardano attrae, risucchia la persona, anche in questo caso con effetti purtroppo molto molto devastanti. Per cui è fondamentale che l'albero cardanico venga sempre protetto tutto, sia nella parte delle crociere che nella parte dell'albero stesso. Ecco, siamo tornati dalla macchina 2018 e come vedete qua invece il cardano è coperto interamente, sia nel collegamento cuffia contro cuffia, e qui consigliamo sempre anche di utilizzare la catenella per rendere solidale diciamo le protezioni tra di loro, in modo tale che le protezioni appunto non ruotino. E come potete vedere tutto quanto il cardano è coperto interamente anche nella sua parte centrale, quindi nella parte dell'albero stesso, perché se collegamento cuffia contro cuffia ha distinto intuitivamente è quello che ci viene da pensare come il collegamento più pericoloso, in realtà non dobbiamo mai dimenticarci che è molto più facile che noi andiamo ad operare vicino a questa zona qui centrale, e quindi ritrovarsi vicino a questa parte è un attimo. Per cui, riassumendo, in primo luogo acquistate sempre macchine con marcatura CE, manuale di uso e manutenzione, dichiarazione di conformità che attestino che quella macchina è conforme agli standard comunitari più aggiornati. Se avete dubbi in tale senso, quindi se avete dubbi sulla sicurezza della macchina che state per acquistare, non esitate a contattarci e a chiederci delucidazioni specifiche. 2. Non operate mai con la presa di forza inserita attorno alla trincia. Quindi, se dovete fare la manutenzione, se dovete fare qualsiasi operazione attorno alla vostra macchina, spegnete la presa di forza, quindi disattivate l'alimentazione alla trinciatrice. Ancora meglio sarebbe spegnere sempre il trattore. 3. Non andate a modificare le protezioni della trinciatrice, perché se queste protezioni sono state fatte in questo modo è perché devono essere fatte così. Ci sono dietro test, ci sono dietro attività di sviluppo tecnologico e normativo che hanno determinato proprio queste geometrie, per cui non andate a modificarle artigianalmente. 4. Ricordatevi di non operare mai con altre persone attorno alla trinciatrice, perché anche i modelli più moderni, anche i modelli più aggiornati agli ultimi standard di settore non sono mai chiusi ermeticamente sotto, c'è comunque un piccolo sfogo, per cui qualche sasso, qualche residuo può sempre venire lanciato dalla macchina stessa. Infine 5. Non sottovalutate mai la pericolosità dell'albero cardanico, per cui proteggetelo sempre e interamente. Se alcune parti dell'albero cardanico si usurano o si danneggiano, sostituitele in modo tale da averlo sempre protetto. Io ho finito, vi ringrazio e ringrazio anche molto Filippo e suo padre Danilo per averci messo a disposizione queste macchine per il video. Vi ricordo che avete sempre l'opportunità di contattarci per qualsiasi chiarimento e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!